Beata Pierina Morosini, prega per tutte le nostre famiglie. Nei secoli, amen. Qui espresso da colmo di stupita ammirazione perché hai saputo tradurre con la tua gioiosa umiltà le parole guadagnerai il pane con il sudore della fronte, con la tenacia di chi crede e confida in Dio e di chi crede alla fiducia di Dio in noi. Sia la sosta che insieme viviamo messaggio, affidiamo questo incontro di noi tutti, uomini di buona volontà. Aiutaci. Dirà ora due parole l'onorevole Geppi, neodeputato al Parlamento. Con i sacerdoti del vicariato per aver voluto inserire questa sosta in fabbrica, nel pellegrinaggio che l'urna con i resti mortali della Beata Pierina Morosini sta compiendo attraverso i nostri paesi. Pierina ritorna in fabbrica, in una fabbrica tessile, lei che è stata operaia, operaia in una fabbrica tessile e oggi tra di noi. È sicuramente un'occasione straordinaria che ci riempie i cuori di gioia e che ci impegna ad accogliere quello speciale messaggio di santità straordinaria, nascosta, popolare, che scaturisce dall'esempio di vita silenziosamente e cristianamente vissuta da Pierina Morosini. Un messaggio che testimonia il lavoro come apprendista in una grande fabbrica tessile di Albino, la Honegger. Desiderava farsi suora, le necessità della numerosa famiglia, il padre malaticcio la costringono a rinunciare al suo progetto. La sua vita si svolge tra il lavoro allo stabilimento, impegni in famiglia, le attività nella parrocchia. A 26 anni, il 4 aprile 56, alle ore 15 circa, dopo il turno di lavoro in fabbrica, viene ferita mortalmente da un aggressore sul sentiero di ritorno a casa. Muore dopo 3 giorni di agonia, senza riprendere conoscenza all'ospedale maggiore di Bergamo. A soli 30 anni dalla morte, il 4 ottobre 87, è proclamata beata da Papa Giovanni Paolo II. La sua storia è povera e umile, non ha misteri, non ha avventure straordinarie. La semplicità è la caratteristica della sua vita. La sua biografia ce la presenta come una donna della nostra terra e del nostro tempo, come una di noi. Però la Chiesa non esalta i suoi figli solo perché hanno percorso una vita semplice e piena di virtù, ma li esalta soprattutto perché vede in essi dei modelli da proporre e trova nella loro vita messaggi da trasmettere a tutti. E il nostro Vescovo, nella lettera pastorale alla diocesi, si sofferma molto
nella ricerca del volto e del messaggio di Pierino Morosini e riconduce felicemente ad unità i vari messaggi colti via via nella sua vita e nella sua morte. Quello della castità amata fino all'offerta della propria vita, quello del lavoro, quello di donna di casa, quello di laica disponibile per un apostolato, per far emergere alla luce della semplicità aperta e accogliente di Pierina una santità straordinaria e popolare. Non è compito mio oggi andare oltre nell'attualizzare questo bellissimo esempio di santità. Mi limito a sottolineare la sua condizione di operaia e il suo modo cristiano di vivere la povertà, non per portarvi l'immagine e l'esempio, ma per suggerire alcune riflessioni più ampie sulle condizioni lavorative di oggi, sui notevoli cambiamenti operaico. Comunque l'azienda, l'impresa, la fabbrica restano ancora in una realtà come quella bergamasca i luoghi da cui ripartire, con una consapevolezza culturale più ampia del passato, capace di andare incontro alle attese qualitative che si sono ampiamente diversificate. Stiamo vivendo una grande fase di trasformazione. Si va verso una nuova civiltà, definita civiltà post-industriale, dopo-industriale, senza però capirne bene le linee portanti. Il mondo che sta rapidamente emergendo dallo scontro tra vecchio e nuovo porta la carica di nuovi valori e nuove tecnologie, nuovi stili di vita e modi di comunicare. Richiede idee, analogie, classificazioni e concetti interamente nuovi. Non si può collocare il mondo di domani negli schemi convenzionali di ieri. La civiltà emergente può essere resa più sensata, consapevole e duratura, ma anche più dignitosa, più libera. Santo e gradito a tutti, abbiate i medesimi sentimenti
Gradurmi ad esprimere questo segno di fede, prendo spunto dal segno visibile davanti ai miei occhi, l'evangeliare. Sono dei Degler della Chiesa di Merzo. L'Evangelo, parola dell'annuncio, diventa e viene tradotto nella vita di Pierina Morosini. Quindi la continuità della parola di Dio nella realtà di ogni uomo. Non mi rifatto l'espressione di Tertulliano per vivere questo momento. Il sangue e seme dei cristiani esprimeva l'immagine della fecondità della terra, perché il martire diventa quotidiano modello, vero messaggero e prototipo per la vita di ogni cristiano. L'atto eroico del martire è la testimonianza del lavoro della beata Pierina Morosini, stesse tutta nel carattere di una libera. Allora, fratelli, tutti insieme al Signore, vengono portati ora all'altare. Allo stesso modo prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete. Saluto di apprezzamento dell'applauso che viene di loro tre, con loro piccolo ma è molto sincero. So che non è consueto a queste cose, ma lo chiediamo. Al signor Carminati, Geremia, so che è arrivato come punto di nuovo appoggio a questa fabbrica. Preghiamo. O Padre che ti nutri in un unico pane e ci unisci in un solo corpo, fa che non siamo mai separati dall'amore di Cristo. Per esempio della beata Pierina Morosini, possiamo vincere ogni prova nella fede del Consiglio che ci ha amati, lui ha dato la vita per noi, Dio e Spirito Santo.
Io sono un po' lontano con questo paese. Facciamo un attimino, già dato che qui. Facciamo. Due minuti, dopo è una preparazione alla mezza. Tu dove hai? Dove hai? Il 4 ottobre dell'87 da Papa Giovanni Paolo II. E qual è il senso di questa beatificazione nella Chiesa? Il senso della beatificazione di questa beatificazione nella Chiesa lo dà la gente di Bergamo in questa peregrinazione. La rispondenza, l'impatto che ha avuto nei fedeli dice qual è il valore e il significato di questa beatificazione. Ogni società ha gli eroi che merita. La Chiesa ha gli eroi delle virtù, i santi. E la Chiesa presenta questi eroi delle virtù, i santi, i martiri, alla imitazione dei fedeli. E i fedeli hanno mostrato di recepire in pieno il messaggio di Pierino Amorosini. Ecco, lei si è occupato di questa causa dal 1976 e nel giro di una decina d'anni l'ha portata, si può dire, alla beatificazione. Quali sono i valori più significativi che lei ha trovato, ha scoperto in questa ragazza semplice della nostra terra? Semplice, ma di grande profondità spirituale. Ha avuto prima di tutto un'ottima educatrice nella banca e nell'ambiente familiare e nell'ambiente parrocchiale. Di più, lei si è subito inserita in maniera piena nella vita ecclesiale della parrocchia e anche della diocesi. Ed oggi continua questa sua presenza a livello ancora molto più basso e molto profondo, esattamente anche tra la gioventù. Pensare ai problemi della gioventù oggi. La Chiesa presenta ai giovani di oggi questa giovane, così vita, così pulita, una giovane che ha tutto il sapore della semplicità della montagna, ma anche della fermezza e della grandezza della montagna. E si presenta ai giovani di oggi che spesso si trovano sperduti perché non hanno dei valori nel proprio spirito e vittoria. Lei aveva un valore, la fede, e lo viveva. E questa fede che viveva la presenta alla gioventù di oggi. E il suo messaggio, così bello, così profondo, è anche così semplice da percepire, perché lo predica attraverso un martirio. Oggi noi ci troviamo qui in un ambiente del mondo del lavoro, nella fabbrica della Legretex di Crespi. Ecco, Pierina Morosini è stata un'operaia e per di più un'operaia tessile, nel mondo tessile. E quale messaggio dà a questo mondo del lavoro, soprattutto oggi, in questo cambiamento anche? Esattamente, al mondo del lavoro. Lei si preparava al mattino, andava in chiesa a pregare, si alzava alle 5 per incominciare a lavorare alle 7. Scendeva dalla montagna, in chiesa, messa, comunione e lavoro. E ricordo che in serie di processo uno dei testimoni ha detto che mentre lavorava vedeva che Pierina muoveva delle labbra in atteggiamento di preghiera. Anche nel lavoro lei pregava. Quindi per lei il lavoro non era soltanto il mezzo per poter sostenere la famiglia, ma era un'offerta al Signore, in fondo come San Giuseppe a Nazaro. Lavorava, ma con uno scopo preciso, il Signore e la Madonna. Lei lavorava non tanto per il fine economico, anche quello è chiaro che doveva vivere la famiglia, ma questa necessità dava un valore soprannaturale di preghiera. Il lavoro per lei era preghiera, mentre lavorava pregava. Ed è stato così bello a Roma, quando nei doni offertoriali due operaie di Bergamo, di Fiocchio, hanno offerto al Santo Padre una spola di quelli che venivano utilizzati al tempo di Pierina Morosini. Io l'ho veduto. Veramente. Un'ultima domanda, vediamo, dopo questo tipo di tagliate, fate i vostri tagli necessari, perché occorre anche, cosa gli si può chiedere alla fine? Ecco, questa qui. L'aggressore di Pierina Morosini. La gente qualche volta si domanda dov'è finito, che cosa fa, come mai la Chiesa ha beatificato questa figura e magari ha dimenticato l'aggressore. Qual è il comportamento della Chiesa nei confronti dell'aggressore di Pierina Morosini? Il rispetto per questa persona. Io ricordo che nella imminenza della beatificazione, pensando al
all'impatto che l'evento poteva avere anche nei riguardi dell'aggressore, ho pregato la stampa di tacere su di lui. La petificazione riguardava Pierino. Rispettate quest'uomo, se vuol parlare parli di lui. Noi non dobbiamo essere motivo di dispiacere per quest'uomo che merita tutto il nostro rispetto. E sinceramente vi dico, io spero che Pierino aiuti, perché in fondo è stata una delle cause della sua beatificazione. Sarebbe andato ugualmente sugli altari per elogiare di tutto, perché veramente era eroica nel modo con cui viveva la fede cristiana, nel suo ambiente di famiglia e di lavoro. Però l'ha coronato con martirio. Mi è piaciuto tanto quello che lei, un fascicolo che mi ha dato stamattina, un crocifisso che si toglie la corona di spine e la mette sulla testa di Pierino Morosini. Ora, lei con questo sacrificio ha ripetuto anche le stesse parole di questo momento. Padre, perdona ai propri uccisori di Cristo Morosini. Pierino ha imitato il Signore non solo nel martirio, ma anche nel patto del perdono. Noi dobbiamo rispettare sia per carità cristiana l'aggressore, sia per poter imitare l'esempio che ha dato Pierino. Le ultime parole sono state parole di perdono. Professori, andiamo? Grazie.